Leonardo arriva a Torino, arriva in una dimora storica affascinante. Qual è la magia di questa mostra e cosa volete mostrare ai torinesi? La magia è se stessa, nel senso che è Leonardo che si consegna con i suoi pensieri attraverso una divulgazione eccezionale, attraverso quella che è la bottega in buona sostanza, con un'opera di particolare pregio, che è la Maddalena di Scilta, che già da tempi passati veniva assegnata a Leonardo da Gianpietrino e che oggi si presenta con una veste nuova, con una ipotesi di collaborazione tra Leonardo e Marco Rogiono. Due disegni di straordinario interesse, una testa di uomo e un foglio, un frammento di scudo per la battaglia di Anghiari, e una serie di raffigurazioni che giungono all'attenzione di Leonardo e che si esercitano attraverso la divulgazione di un verbo tradotto dagli allievi.